Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di sanità e parliamo del punto nascita di Sulmona. Si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro fra governo e regione Abruzzo sulla chiusura del punto nascita della città Peligna. La giunta Marsilio non ci sta e promette battaglia. Nel frattempo il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, commenta in maniera polemica il punto nascita di Sulmona, dice non si salva a parole né con la richiesta di mobilitazione generale ma con investimenti e risorse da parte di Regione Abruzzo e della ASL per adeguarlo ai parametri di sicurezza richiesti dal Ministero già dal 2018 con personale e mezzi e con l'attivazione di una guardia medica H24. Vediamo però il servizio di Paolo Renzetti. Si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro fra governo e regione Abruzzo sulla richiesta del Ministero della Sanità di conoscere la data di chiusura del punto nascita dell'ospedale civile di Sulmona. La giunta Marsilio non ci sta e promette battaglia, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Nel 2015 con il DM70 è avvenuta la chiusura del punto nascita di Sulmona, poi è stata chiesta una proroga, una deroga all'apertura, presentato ulteriormente da noi nel 2019, a pochi mesi dal mio insediamento. Oggi arriva una risposta, dopo un anno e mezzo, una risposta che impone una chiusura alla quale noi non daremo una risposta affermativa, non la condividiamo per motivi importanti e validi, in quanto il presidio ospedaliero di Sulmona, in modo particolare il punto nascita di Sulmona, dà risposte a tutte le donne di quella zona, di quel territorio, di quei comuni che vivono in una zona orografica disagiata. Aver letto che si può andare a partorire in un'altra regione, in un altro comune, a noi dispiace molto, per cui porteremo avanti le nostre istanze e soprattutto ho chiesto un intervento alla ALS di procedurare tutte le norme di messa in sicurezza e di ampliamento del personale, cosa che dobbiamo verificare perché questa istanza è partita a luglio del 2019, quindi verificheremo questi requisiti e andremo avanti. E richiederemo di nuovo al Ministero di verificare i nuovi dati. Dire che un presidio non raggiunge le 500 nascite ormai è fuori tempo e fuori luogo. Sappiamo che i nati non solo a Sulmona ma in tutta la regione, in tutta la nazione sono notevolmente diminuite le nascite, per cui so che è in atto anche a livello ministeriale un tavolo, un momento di confronto per rivedere questi parametri, questi criteri sul numero delle nascite e quindi andremo avanti a difesa delle donne di quel territorio. L'ARTA ha reso noti i risultati delle attività di controllo svolte a Bussi sul Tirino a partire dal 2015. Le misure messe in atto nelle aree inquinate non hanno funzionato, dice l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Le discariche dunque continuano ad inquinare. Sentiamo Giuseppe Dintino. I rifiuti tossici seppelliti a Bussi sul Tirino continuano a inquinare. La conferma arriva dai dati dell'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Le attività di controllo svolte nelle aree a monte del sito industriale a partire dal 2015, quindi a 8 anni dalla scoperta delle discariche 2A e 2B, hanno accertato l'inefficacia delle misure messe in atto, che in attesa della bonifica avrebbero dovuto evitare che le scorie continuassero a contaminare l'ambiente. In particolare, scrive l'ARTA in una relazione, non hanno funzionato gli interventi di capping, ovvero di copertura e impermeabilizzazione delle discariche. Il telo avrebbe dovuto evitare che la pioggia attraversasse il terreno inquinato e contaminasse le falde acquifere del Tirino, ma è a lungo rimasto smantellato in più punti. A ottobre scorso Edison ha iniziato i lavori per posizionare un nuovo geotessile. Secondo l'ARTA, inoltre, non hanno funzionato nemmeno le operazioni di prelievo dalla falda volte a depurare l'acqua e a rimetterla in circolo pulita. Il risultato sono le numerose eccedenze di solventi clorurati, in particolare esacloroetano. Inoltre, nelle aree di scavo per il metanodotto della centrale Turbogas è stata riscontrata un'allarmante diffusione di diossine e mercurio, la sostanza che dà il colore rossiccio al terreno. E le sostanze tossiche contaminano non solo il suolo e le acque, ma anche l'aria.
E mentre le discariche continuano a inquinare, la bonifica è arenata. Tutto è fermo nei tribunali in due diversi processi. Quello della Edison, che ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva giudicato la multinazionale responsabile del disastro ambientale. E quello del Ministero dell'Ambiente in Consiglio di Stato che ha fatto ricorso contro il TAR d'Abruzzo, il quale aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto dei lavori di bonifica. All'interno di questo procedimento matriosca c'è anche il ricorso della Decdeme, la ditta belga che aveva vinto la gara, la quale ha chiesto danni milionari a seguito dello stop al progetto di bonifica. Diamo nel teramano controlli a tappeto in questo fine settimana su tutto il territorio da parte delle forze dell'ordine. A deciderlo è stata la prefettura di Teramo, visto il rischio epidemiologico classificato, lo sapete, arancione per la nostra regione. Particolare attenzione sarà riservata agli orari di apertura dei bar e dei ristoranti, ma soprattutto a tutte quelle situazioni di assembramento che negli ultimi giorni hanno coinvolto tanti giovani. Il servizio è di Tania Bondici Castelli. L'Abruzzo resterà in zona arancione fino al 31 gennaio, così a Teramo la prefettura inasprisce le misure di controllo per questo fine settimana. Una decisione adottata sulla base di intese emerse nel corso delle ultime sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dagli approfondimenti tecnici fatti dalla Questura. Già dal 17 gennaio scorso i servizi di controllo delle forze dell'ordine sul territorio teramano sono stati rimodulati in relazione al nuovo livello di rischio epidemiologico in atto. Secondo le indicazioni direttamente emanate dal Ministero dell'Interno, deve essere garantita la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni, soprattutto nelle aree urbane, specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne, oltre ai luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali. Particolare attenzione sarà riservata nel fine settimana al rispetto degli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei ristoranti e dei bar. Inoltre l'attività sul territorio sarà finalizzata, oltre al rispetto delle limitazioni della mobilità, all'osservanza dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine e ad evitare situazioni particolari di assembramento che nelle ultime settimane hanno riguardato soprattutto le fasce più giovani della popolazione. In relazione ai servizi di controllo svolti nella settimana dall'11 al 17 gennaio, la prefettura di Teramo rende noto che sono state controllate nel territorio provinciale 2.856 persone. Sono state levate 68 multe, 33 delle quali sanzionate per assembramento, 10 per mancato uso della mascherina, 25 per spostamenti non motivati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 502, sono stati multati 4 titolari ed è stata disposta la chiusura provvisoria per due attività. E a Pescara si è chiuso lo screening di massa per la ricerca dei positivi al Covid-19 in 10 giorni. Le tre postazioni appositamente allestite sono stati eseguiti 19.990 tamponi antigenici rapidi, 86 dei quali, cioè lo 0,43%, hanno dato esito positivo. E proseguiamo restando a Pescara dopo la sentenza del Tribunale di Teramo che ha riconosciuto il consolidamento dell'orario di lavoro ai dipendenti in appalto delle pulizie e delle cucine e del trasporto Vitti presso la ASL 2. Questa mattina sit-in nei pressi dell'assessorato regionale alla sanità da parte del USB. Vediamo il servizio. Qual è l'oggetto di questo sit-in anche alla luce di una sentenza uscita poche ore fa? Da anni stiamo chiedendo di guardare a fondo cosa accade negli appalti delle nostre ASL abruzzesi. I lavoratori e operatori sociosanitari assunti con le cooperative da anni reclamano un percorso che gli permetta di essere lavoratori alle dipendenze dell'ASL. Non vogliono farlo a tempo indeterminato, anche solo a tempo determinato, ma c'è bisogno di operatori sociosanitari. A maggior ragione con la sentenza della scorsa settimana del Tribunale di Chieti, che ha di fatto riconosciuto un utilizzo
legittimo della flessibilità nell'orario di lavoro applicato ad alcuni di questi lavoratori delle ditte esterne, in particolare quelli impiegati nei servizi di pulizia e mensa, che si sono visti riconosciuti solo da un tribunale il loro diritto ad avere un orario di lavoro dignitoso. Ecco, siamo qui sotto perché quando arrivano i tribunali significa che qualcun altro non ha adempiuto alle sue funzioni. Evidentemente c'è una responsabilità da parte della ASL, perché da 4 anni noi segnaliamo queste difformità negli appalti, e c'è poi una mancanza di presa di posizione da parte della politica. All'assessore Verì abbiamo inviato un avviso pubblico per la stabilizzazione di questi lavoratori e dal 21 novembre che questo avviso è stato inviato non abbiamo ricevuto risposta. Il giorno dell'insediamento dell'assessore ci aveva detto che avrebbe chiuso la vicenda vergognosa degli appalti nelle nostre ASL. Siamo nel 2021, nel bel mezzo di una pandemia dove abbiamo bisogno di rinforzare il servizio sanitario regionale, e nulla è accaduto. Ottima performance generale nel 2020 per la Breast Unit della ASL Lanciano Vastochieti, che nonostante le problematiche legate al Covid ha sfiorato i 1000 interventi raggiungendo i vertici della classifica italiana. Vediamo. Con 970 interventi prevalentemente di patologia oncologica ma anche di ricostruttiva e benigna, nonostante il Covid, la ASL di Chieti con la sua Breast Unit si conferma al top nella classifica italiana. A dirlo è un rapporto della Bocconi e del Centro per la ricerca sulla gestione della salute e dell'assistenza sociale dell'Università, che ha analizzato le performance di 135 Breast Unit italiane aderenti a Seno Network, rete di centri senologici in Italia, comparando gli indicatori forniti dalle aziende sanitarie riguardo agli interventi chirurgici per tumore alla mammella e riferito al criterio dell'appropriatezza. Nel 2019 la Breast Unit dell'ASL Lanciano Vastochieti aveva superato il tetto dei 1000 interventi l'anno, con oltre 600 primi casi di tumore trattati, e parimenti era aumentata la percentuale di ricostruzione in corso di intervento, come raccomandato da USOMA. Nel 2020 la chirurgia senologica, come detto, ha garantito 970 interventi con un indice di mobilità attiva extra aziendale del 51%. Gli indicatori selezionati sono stati il volume dei ricoveri, la percentuale di interventi conservativi, la percentuale di reintervento a 90 e 120 giorni per medesima patologia e di ricostruzione per intervento demolitivo per tumore. La valutazione è stata compiuta nell'ambito del rapporto OASI 2020, lo studio condotto ogni anno per seguire nel lungo periodo l'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e nel breve gli effetti causati dalla sfida senza precedenti del Covid. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La Breast Unit, ha detto l'assessore, è frutto di un lavoro di squadra fatto di alte professionalità che lavorano con competenza e passione per la salute delle donne. A tutti loro, conclude l'assessore, va il mio personale ringraziamento, perché gli obiettivi di qualità nell'assistenza prestata possono essere raggiunti solo da una grande squadra motivata e capace. Adesso una notizia di cronaca: non accettava che il compagno volesse lasciarla e così per mesi l'avrebbe perseguitato, arrivando anche a puntargli una pistola scacciacani alla tempia, a simulare una gravidanza e a diffondere un video su WhatsApp che li riprendeva in atteggiamenti intimi. E così per una donna di 35 anni di Teramo sono scattati gli arresti domiciliari su ordine emesso dal GIP di Teramo per atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Le indagini avviate dai militari dopo la denuncia della vittima hanno permesso di appurare come la donna dal 2020 perseguitasse l'uomo, tempestandolo di chiamate e messaggi, controllando i suoi spostamenti, simulando addirittura una presunta gravidanza frutto di pregressi rapporti intimi e recandosi presso l'abitazione dei suoi familiari per screditarlo ed offenderlo. Proseguiamo ora, andiamo a Montesilvano, inaugurata questa mattina dal sindaco De Martinis la passeggiata di Montesilvano Colle. Dopo i lavori è stato restituito alla cittadinanza un pezzo di storia della città. Vediamo. Il nostro meraviglioso borgo si impreziosisce di una passeggiata importante e siamo
molto felici perché già il borgo rappresenta per la città un posto incantevole che ha un'attrattività turistica notevole. Con questa passeggiata appunto andiamo ad ampliare l'offerta e quindi rendiamo ancora più fruibile questo meraviglioso spazio. E la nostra amministrazione da subito ha puntato sul borgo quale sede appunto di eventi e ma anche di situazioni turistiche, e quindi oggi davvero c'è da gioire. Speriamo di poter continuare, oltretutto, perché la nostra idea è quella di continuare questa passeggiata regalando un altro tratto di spazio nel futuro da fruire per turisti e cittadini. È un'opera che contribuisce a valorizzare questo borgo che già è molto bello e molto attraente. Con questo ulteriore tratto di passeggiata, diciamo, per noi rappresenta un ponte verso l'altro lotto che si andrà a realizzare nei prossimi mesi, nel prossimo anno, affinché poi tutta la circonvallazione, tutto il Belvedere può essere utilizzato e fruito, come vedete, godendo di un panorama eccezionale. Ho avuto modo di frequentare questa zona anche nello svolgimento dei lavori che ci sono stati, e devo dire che forse siamo noi a viverla un po' poco, però c'è tanta gente che viene qui anche la mattina, viene a fare un po' di attività sportiva. Sì, certamente va valorizzato ancora di più. Questo intervento va in quella direzione, un intervento importante per un finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo di 1 milione di euro che oggi vede la sua conclusione e viene riconsegnato alla città. Il Rotary Club Pescara Ovest d'Annunzio ha donato alla ASL di Pescara un tunnel igienizzante con un sistema certificato di prevenzione e contenimento del contagio da virus e batteri. Vediamo. Una bella iniziativa, una sinergia tra la Regione Abruzzo, l'Assessorato alla Sanità, la ASL di Pescara e il Rotary di Pescara Ovest. È una conferma della collaborazione che c'era e che c'è oggi e che ci sarà ancora. Splendida collaborazione, quindi andiamo avanti con questo tipo di attività e di iniziative. Sono iniziative importanti che vanno nella direzione ovviamente di essere al fianco della cittadinanza. Assolutamente sì, abbiamo comunque bisogno di questi sostegni, e questa è la classica dimostrazione di quello che si potrebbe fare. In questo anno rotariano il nostro punto di forza è il sostegno ai bisogni della collettività, e quindi abbiamo puntato sulla prevenzione e sul sostegno alle fasce deboli, ai soggetti svantaggiati, con dei service che abbiamo messo in campo e realizzato già a partire dal mese di ottobre. Infatti la prevenzione oculistica in collaborazione con l'ospedale civile di Pescara, questo uno sguardo al coronavirus, è uno dei nostri primi service. Abbiamo affisso manifesti per la città e anche distribuito nelle scuole locandine, brochure, insomma abbiamo fatto una bella campagna. È una soluzione, la nostra è un contributo per ridurre la diffusione di questo problema. Insieme ai vaccini e a tutte le disposizioni che il governo ha emanato, sicuramente la nostra è una delle più efficienti. Perché? Perché permette di interrompere il contagio e soprattutto previene il contagio. Ecco, per esempio qua stiamo parlando di un tunnel che è all'ingresso della struttura. N persone giornalmente entrano in queste strutture, sono sicuramente, viene verificata assolutamente la temperatura e vengono igienizzate, quindi anche il contatto con i dottori, in questo caso la visita negli ambulatori, la prenotazione di una prestazione avviene con maggior sicurezza, quindi sia gli operatori che i clienti sono tutti più tranquilli, è un concetto molto semplice. E adesso siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di B, gara speciale per il tecnico del Pescara Roberto Breda che domani affronterà quella salernitana della quale è stato capitano ed allenatore. Questa mattina la rifinitura allo stadio Adriatico Cornacchia, dubbio sul modulo visto che in settimana l'allenatore ha provato anche la difesa a 4 per poter inserire Macin con Galano e Seter. Intanto si svuota l'infermeria, Bocchetti e Balzano si prenotano per una maglia da titolare. Facciamo il punto nel servizio.
Quella di domani alla Recchi non sarà una gara come tutte le altre per il tecnico del Pescara Roberto Breda. Oltre 200 presenze, molte delle quali con la fascia da capitano, con la maglia della Salernitana. 6 stagioni e 2 promozioni, dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A. Sarà la decima volta che Breda sfiderà quello che rappresenta il suo passato più bello da calciatore. Bilancio per ora in perfetta parità, 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. E sarà la quinta volta che da allenatore tornerà alla Recchi, che ha espugnato una sola volta nel 2010. Da tecnico della Regina. Salerno, che lo ha visto anche allenatore per una stagione e assessore della giunta comunale guidata dall'attuale governatore campano De Luca. Stavo facendo il corso a Coverciano, il supercorso, e mi è stato detto di fare questa avventura. È stata un'avventura bellissima, perché poi avere anche una responsabilità civica, civile, è bella, bella. È stata, sono molto contento di averla fatta, però quando poi ho avuto l'opportunità di tornare ad allenare a Reggio Calabria non ci ho pensato neanche un secondo. Poi non so se ho fatto bene o male, perché la carriera politica non è male. Salerno, non è che devo dire tanto, perché per me è stata sicuramente la parte più importante della mia carriera da giocatore, perché al di là dei risultati, il fatto di essere capitano, il fatto di fare tanti anni, di essere stato per un periodo anche il giocatore con più presenze della storia, la Salernitana, logico che non è una piazza come tutte le altre, ci mancherebbe. Dai ricordi alla dura realtà attuale, il passo deve essere per forza breve. Il KO con la Cremonese ha fatto ripiombare l'ambiente nello sconforto, ma la settimana ha portato alcune buone notizie. Balzano e Bocchetti tornano disponibili, Drudi e Asensio sono tornati in gruppo, e poi i movimenti di mercato con gli innesti dei due danesi, il difensore Frederik Sørensen e l'attaccante Jens Odgaard, in prestito dal Sassuolo, e le partenze di alcuni esuberi come Miloš Bočić in prestito alla Pro Sesto e Edgar Elizalde in prestito alla Juve Stabia. Sul discorso dei due ragazzi nuovi, sono ragazzi che sicuramente hanno delle ottime qualità, si sono presentati bene tutti e due, anche se poi Odgaard è arrivato solo ieri, però già da stamattina si è visto che ha tanta voglia di far bene. Portano qualità, portano anche struttura, perché sono due bei corazzieri anche. Sørensen è un difensore che può giocare sia a 4 che a 3 a destra, e là eravamo un pochino carenti. E anche insomma l'attaccante, il ragazzo davanti, c'ha belle caratteristiche, insomma è una punta vera, che secondo me ha dei grandi margini di miglioramento, non per quello che ho visto oggi, un pochino per quello che ho seguito in questi anni, e che può far veramente bene. Breda ha la certezza del 3-5-2, ma con i nuovi innesti di mercato ha iniziato a lavorare anche con la difesa a 4. Nel primo caso Balzano, Bocchetti e Jarosinski, trio di difesa, Bellanova e Masciangelo quinti, gli interni Memmushai, Valdifiori e Omeonga, Setere e Galano in avanti. In caso di difesa a 4, Macin prenderebbe il posto di Bellanova per giocare a supporto delle due punte. Di contro una Salernitana che ha disputato un ottimo girone d'andata fino a 3 partite fa, quando è arrivata una frenata molto brusca, 3 partite consecutive perse senza mai segnare e con 10 gol al passivo, motivo per cui il tecnico Castori ha portato la squadra in ritiro da martedì. Mancheranno gli squalificati Žižek e Andre Anderson, in attacco Djuric, Tutino e Gondò si contendono due maglie. Noi dobbiamo aspettarci una partita diversa da quella che hanno fatto con l'Empoli, perché intanto perché giocano in casa e perché credo che siano particolarmente arrabbiati. Poi giocano, recuperano a metà campo anche due giocatori di temperamento che erano squalificati, e a maggior ragione diventa una partita, insomma, un po' diversa da quella. Nelle loro difficoltà, che i risultati dicono che ci sono e anche i gol subiti, noi dobbiamo prima di tutto appunto pareggiare il temperamento, e poi certo usare quelle che sono le nostre armi che mettono dentro tante alternative. Tanti gli ex, oltre Breda, Jarosinski, Maestro e Busellato da una parte, Gionber, Koulibaly e Antonucci dall'altra. 34 i precedenti alla Recchi, con ben 20 vittorie della Salernitana, 7 pareggi e 7 successi del Pescara, l'ultimo nel dicembre 2018, quando i biancazzurri di Pillon passarono 2-4 con tripletta di un super Mancuso. Direzione di gara a Valerio Marini di Roma 1, che ha 6 arbitraggi con il Pescara, una sola vittoria in Coppa Italia col Sud Tirol, un pareggio e 4 sconfitte, l'ultima Regina Pescara 3-1 di questo campionato. Non meglio la Salernitana, 7 direzioni, 0 vittorie a fronte di 2 pareggi e 5 sconfitte. Dunque, questo è il servizio di Andrea Costantini. Adesso abbiamo ascoltato Breda, andiamo ad ascoltare anche il tecnico avversario nella conferenza stampa
pre-gara, l'allenatore della Salernitana Castori commenta l'ultimo negativo periodo della sua squadra, confidando nel fatto che il ritiro abbia permesso di cancellare le recenti incertezze. Niente di diverso da quello che succede normalmente in ogni squadra di calcio. Una normale flessione in un campionato oltremodo molto dispendioso come quello attuale, che ripeto, anche per noi prima o poi poteva portare il conto. Abbiamo tirato al massimo, siamo arrivati a gennaio tirando al massimo, e poi come tutte le cose le pile si sono un po' scaricate, è venuto meno un po', che è una cosa anche fisiologica, e quindi niente di diverso da quello che succede un po' a tutti. Noi adesso abbiamo cercato di metterci alle spalle questo momento, non ci vogliamo portare dentro a livello mentale le scorie di quest'ultimo periodo, perché comunque i momenti brutti sono fatti apposta per essere superati, dopo aver analizzato anche il momento di criticità. Quindi abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, soprattutto perché abbiamo avuto più tempo per stare insieme. C'è solo bisogno di ripristinare di più l'attenzione e evitare di continuare a percorrere una strada che ultimamente sarà fatta in discesa. L'avversario di massimo rispetto, perché è una squadra forte secondo me, una squadra di giocatori molto esperti, una squadra che poi vi guidata da un allenatore che conosce benissimo la piazza di Salerno e quindi oltremodo ci darà a far bella figura. Però detto questo, il massimo rispetto agli avversari noi lo diamo sempre. Resettiamo tutto il recente passato, perché non si può andare in campo, come sempre dicevo, quando si vinceva con la testa nell'ultima partita giocata, perché ti può dare euforia. Non possiamo andare in campo adesso con la testa nelle ultime partite giocate, perché non possiamo essere demoralizzati o depressi. Dobbiamo avere quella lucidità, quell'aggressività tipica di chi vuole, di chi pensa alla partita ancora da giocare, non quella che si è giocata. Adesso andiamo in Serie C. In casa Teramo è praticamente fatto lo scambio con la Feralpi Salò. Luca Iotti dovrebbe approdare i Leoni del Garda all'inizio della prossima settimana e percorso inverso farà Davide Vitturini, che tornerà invece ad indossare la casacca biancorossa a distanza di oltre 5 anni. Vitturini era stato a Teramo nella prima parte della stagione 2015-2016, ma non era stato mai impiegato dall'allora tecnico Vincenzo Vivarini. La squadra nel frattempo prosegue la preparazione del match di domenica alle ore 12:30 a Palermo. Sull'attuale momento del Teramo ascoltiamo il commento del difensore Alberto Tentardini. Diciamo che è un periodo un po', se si può dire, basso, soprattutto di punti, di risultati. C'è poco da dire, siamo in un momento dove ogni mezzo errore lo soffriamo, ogni mezzo errore ci punisce, e è difficile perché adesso secondo me è da questi momenti che si vedrà il valore di questa squadra, che sicuramente è molto alto, perché ne verremo fuori sicuramente da questo periodo, perché è quando si tocca il fondo che è difficile risalire. I risultati sono quelli, non vinciamo da molte partite, però secondo me non è un campanello d'allarme, o meglio non è un grave campanello d'allarme della testa di un giocatore, e dici cavolo, com'è possibile che prima eravamo quelli e adesso siamo questi? Poi dopo vai ad analizzare e alla fine questa grande differenza a livello prestativo non è abissale come si possa pensare, è una differenza dovuta magari a degli episodi che magari prima eri più bravo a sfruttarli a tuo favore, eri più bravo a cogliere queste occasioni, adesso pecchiamo in questo, secondo me. È questione di episodi, bisogna solamente continuare a lavorare, continuare così senza farsi film mentali, senza demoralizzarsi troppo. Comunque, come noi arriviamo da un momento no, anche Palermo comunque arriva da una sconfitta, e poi penso che una società, una squadra come Palermo abbia
qualche pressione in più rispetto a noi, perché è una rosa fatta da zero, è una rosa con delle ambizioni molto grandi, quindi secondo me sono più loro che devono assolutamente fare il risultato, assolutamente vincere. Noi andiamo con grande serenità. Prima di salutarci, sono appena arrivati i dati aggiornati per quanto riguarda i nuovi positivi in Abruzzo al Covid-19. Si registrano 318 nuovi positivi su 9.312 test eseguiti nelle ultime ore, 17 invece sono le persone decedute. Terminiamo qui questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.